Oggi voglio mostrare come installare le cerniere a scodellino. È una cosa molto semplice. Allora, l'occorrente ci vuole una punta da 35 torque, che già installiamo. Poi prendiamo un metro, eccolo là, 10, diciamo 10 e mezzo, ok? 10 e mezzo, segniamo qua, perfetto, tiriamo una linea. Dopodiché prendiamo questa, diciamo questa diga, serve per portare la stessa misura esatta la scodellina che va a incastro dopo su questa pontina, non so come chiamarla. Qua ho segnato dove vanno le scodelline, eccole qua. Le scodelline fanno 35 di diametro, paf. Dunque, per la misura bisogna fare 35 diviso 2, fa 17 e mezzo, più 4-5 mm di distanza dal bordo della porticina. Dunque, 7 e mezzo più 5 fa 22 e mezzo. Qui è dove avevo fatto la distanza di 10 e mezzo. Adesso segniamo una bella X che è dove vado a forare poi con la mia torque. Adesso le installiamo. È a chiusura ammortizzata. Allora, adesso con questo pezzettino mi creo una dima per queste cerniere a scodellina. Dobbiamo misurare 32, che sarebbe la distanza di questi due fori, e da qua una distanza di 37. C'è un'aria pazzesca oggi qua. Qua al centro, perfetto. Tiriamo via questa parte. Ma proviamo. Qui c'era il lavastoviglie, dunque ho dovuto mettere queste due battute per mettere la porticina. Qua mi sono segnate le misure dove ho installato le cerniere a scodellino nella porticina e le riportiamo qui. E qua riportiamo i lucchini. Facciamo lo stesso con l'altro. Facciamo le regolazioni. Mi manca la battuta qua da tenere la porticina, siamo a posto. Metto due spessoretti perché non mi va questa cosa, questo millimetro, sono anche 2 mm. Nella battuta ci metto questi, vediamo, quelli qua. Ho i miei dubbi quando mettono biadesivo qua, che veramente tengo niente. Comunque, uno qua, uno qua. Così guadagno un po' di spessore, no? Perfetto, guarda. Ci si vede al prossimo.